Crowley, sei ancora il migliore al mondo. Mi serve il tuo aiuto. La trama si infittisce. I Cutledge sono una famiglia di spicco nel sud della Francia. C'è una donna che li ha convinti di essere una vera medium. Tu sei il più grande smascheratore di falsi spiritisti. Non mi imbroglierà. Sophie mi ha guardato negli occhi e mi ha detto cose su di me che non poteva sapere. Dicono sia molto piacevole da guardare. È una visionaria e una visione. Sto avendo un'impressione mentale. Lei viene dall'Oriente? Estremo Oriente? Considerato che tu sei Wailing Sue, è davvero sbalorditivo. Lei è una scaltra imbroglioncella. Lei tenta di indurmi a mostrarle come inganno le persone. Stanley non crede negli spiritisti. Ritiene che siate tutti canaglie. È molto simpatica anche se è una truffatrice. Le mie impressioni mentali sono nebulose. Si tratta di nembocumuli o di cirri? Si prende gioco di me. Quel Mr. Taplinger è alquanto odioso, ma non del tutto sgradevole. Ho sentito che ci sarà una seduta stasera. I pianeti sono in allineamento. Ora evocherò il mondo dell'occulto. Dacci un segno! Più la osservo, più sono sbalordito. E se fosse autentica, comincio a dubitare del mio buonsenso. Hai sempre avuto tali certezze sul mondo, nonostante io ti abbia insegnato che non ci sono. Dimmi qualcosa del pittoresco passato di mia zia. Vedo un membro del Parlamento. Continua. Una storia d'amore. Ma tu non puoi saperlo! Sono sopraffatto, Sophie. Mai sognato che tu fossi così bella. Pensavo che la tediosa, tragica realtà della vita fosse tutto ciò che c'è. Ma tu sei la prova che c'è di più. Più mistero. Più magia. Morirevo! Harry! Mia zia mi portava qui da piccolo. Il tetto si apre sull'universo. È minaccioso. Lo trovi minaccioso? Direi che è piuttosto romantico.